Grazie Presidente. L'assemblea di oggi, per uno strano scherzo del destino, segna un ponte immaginario tra l'inizio e la fine di questa legislatura fatta di false promesse. Sì, perché il primo atto politico del Movimento 5 Stelle in quest'Aula è stata la presentazione di una mozione che chiedeva il ritiro immediato delle nostre truppe dall'Afghanistan. La bocciaste dicendo che il rientro delle truppe fosse già previsto entro un anno. Sono passati 5 anni, le nostre truppe sono ancora a Kabul, insomma, era solo la prima di una serie di bugie che avremmo vissuto negli anni a seguire. Questa risoluzione che portate oggi rappresenta quindi il triste addio di un governo che sarà ricordato tra i peggiori della nostra Repubblica, soprattutto in materia di politica estera e di vicinato. È incredibile, persino a dirsi, ma dopo anni di sentirvi dire per le missioni sarà tutto lineare quando avremo una legge quadro, quando finalmente siamo riusciti ad avere una legge quadro approvandola, siete stati voi stessi a violarla, portando in aula un atto di indirizzo a Camere sciolte, cosa proibita o dalla Costituzione o dalla legge quadro, perché le due siete riusciti a farle anche in contraddizione una con l'altra. Come se non bastasse, avete pure l'arroganza di prorogare le missioni già in essere di 9 mesi, dando quindi un onere pure al nuovo governo, anche se quel nuovo governo magari l'avete in maniera diametralmente opposta a come l'avete voi. Questo è solo l'aspetto tecnico. Ora però passiamo al merito di questa risoluzione, che è persino peggiore dell'aspetto tecnico. Non mi soffermerò sulle missioni che abbiamo già discusso per tante volte, Afghanistan e tutte le altre, perché sapete già come la pensiamo. Vorrei invece focalizzarmi sulla nuova missione, quella per la quale in fin dei conti in realtà siamo qui oggi, la missione che vi ha chiesto la Francia, la missione in Niger. Quello che molti italiani non sanno nel dibattito pubblico, ed è anche il motivo per il quale persino Papa Francesco, tramite gli organi della Chiesa, quindi la CEI e gli altri, è contrario e si è espresso apertamente, è che questa probabilmente è la missione militare più complicata degli ultimi 50 anni a livello tecnico-logistico, dato che i nostri militari si troveranno a dover attrezzare e strutturare da zero un fortino della legione straniera francese degli anni 30, sperduto nel deserto montagnoso, nell'avamposto di Madama, a 100 km dal confine sud della Libia e a 800 km da Agadez. Intorno, sui monti, le tribù Tubu, a sinistra e a destra, Algeria e Chad, due polveriere dello jihadismo. Qualcuno dirà che una situazione simile l'abbiamo vissuta e la viviamo ancora in Afghanistan, ma le due cose sono totalmente differenti l'una con l'altra, dato che in Afghanistan, volenti o nolenti, abbiamo sempre avuto il sostegno della NATO, mentre in Niger saremmo da soli o al massimo con un leggero supporto francese e tedesco. Cosa accadrà quindi, e questa è la più grande contraddizione, nel caso di un attacco alla base? Visto che vi prorogate a dire che la missione è non combat, ma se è non combat, chi difenderà i nostri uomini, il nostro contingente in Niger? I costi sono poi esorbitanti. Basti pensare che l'unico modo per ottenere mezzi, rifornimenti e truppe materiali è per via aerea e che per soli 9 mesi stiamo stanziando ben 31 milioni di euro. Non vorrei fare la solita retorica, ma è così: soldi che non trovate mai quando c'è da approvare qualche finanziamento per quello che riguarda il welfare e il bene pubblico. Gli scopi che dite di avere sulla carta sono due principali: addestrare le truppe nigerine. E quindi non si capisce perché posizionarci in mezzo al deserto, dove certamente non addestreremo nessuno. E il secondo, quello per il quale altri gruppi di teorica opposizione vi stanno venendo dietro, bloccare i flussi migratori illegali. Colleghi, per favore, potete abbassare il tono della voce? Flussi illegali che da Agadez vanno verso la Libia. Su questo secondo punto l'errore è palese, non ci vuole certamente il Movimento 5 Stelle per capirlo. In un'area così vasta, ripeto, siamo in mezzo al deserto montagnoso, non è difficile immaginare che i trafficanti possano aggirare il controllo, sconfinando in Algeria per entrare a sud di Ghat o in Chad. In entrambi i casi si può entrare in Libia agevolmente, è quello che fanno già oggi tra l'altro i trafficanti, ma noi ci andiamo a piazzare proprio lì. Trovandosi in pieno deserto, oltretutto, ci mettiamo davanti a un ulteriore problema, per il quale io ho parlato direttamente con membri sia di Frontex che dell'OIM, che operano già in Niger, ovvero
avendo una visione, una visuale a chilometri, si permetterebbe sostanzialmente ai trafficanti di uomini di vedere da lontano le colonne di militari che fanno il pattugliamento del deserto. Di conseguenza si permetterebbe ai trafficanti di mollare i migranti in mezzo al deserto, costringendoci quindi ovviamente e giustamente a fermarci per soccorrerli, lasciando quindi ai trafficanti via libera per scappare e a noi l'onere di recuperare in una situazione complicata i migranti abbandonati, onde evitare di lasciarli morire nel deserto. Una missione quindi oggettivamente a una prima analisi senza alcun senso, e dire che due soluzioni migliori ci sono, e noi ne parliamo da almeno 2 anni. La prima, che avete fatto finta di avviare con le grandi opere del nostro ministro Minniti in Libia, consiste nel monitorare la costa libica. Avete provato a farlo, in realtà quello che abbiamo creato è un accordo simile a quello di Berlusconi, che poi non portò a nulla di risolutivo nel lungo periodo. La seconda, quella più efficace, di cui parliamo da tanto tempo in realtà, sarebbe quella di pattugliare il fiume Niger, che è il confine naturale del Niger a sud, da dove tutti i migranti sono costretti a passare. Pensate che secondo alcune stime basterebbero una dozzina di barche, diciamo, a monitorare il fiume per bloccare l'intero flusso. In compenso la Francia ottiene 3 risultati immediati. Uno, un enorme risparmio economico dopo decenni di postcolonialismo pagato a caro prezzo. 2, la cessione all'Italia della responsabilità di nuove tragedie nel deserto, e come si sa fa più effetto un morto fotografato nel deserto che 100 negli abissi del Mediterraneo. 3, Macron non sarà colui che ha rovinato gli affari d'oro dei regimi africani, amici suoi e amici storici dell'Internazionale Socialista. Non a caso Hollande faceva grandi affari e grandi accordi con il presidente nigerino Issoufou, che da decenni alimentano il loro sistema corruttivo e speculano con l'Europa proprio grazie ai flussi migratori. E qui diamo un dato su tutti, lo ripetiamo da anni: sono 200 i miliardi che ritornano come rimesse dei migranti africani in Africa, a fronte dei 50 che mettiamo come cooperazione dell'Unione Europea verso i paesi africani. È evidente che ai presidenti africani non convenga bloccare i flussi migratori. D'altronde era stato proprio Macron ad affermare recentemente che la Francafrique andasse superata in favore di una normale politica estera nei confronti dei paesi africani. Difficile però credere che in questa frase vi fosse la reale idea di lasciar liberi e indipendenti quei paesi post colonie, e non invece la necessità francese di ridurre i costi dell'influenza in quei territori in un periodo di vacche magre anche per loro. La domanda a questo punto è scontata: cosa spinge il nostro governo a sostenere questo accordo, che è quello che dovrebbe interessare gli italiani? Qualche risposta c'è da subito le parole di Macron in visita a Roma qualche giorno fa, quando ha affermato 2 cose chiave. L'Europa ha avuto molta fortuna ad avere Paolo Gentiloni in questi ultimi mesi, e un'Italia che crede nell'Europa è buona e positiva per l'Europa. In buona sostanza 3 concetti chiave. Sostegno elettorale a Gentiloni, briciole di quel che avanza dall'accordo dall'asse franco-tedesco a questo governo, e sostegno post-elettorale per un Gentiloni bis in caso di stallo nella formazione di un nuovo governo. In poche parole, la linea europea la detteranno ancora e sempre Merkel e Macron, ma se le aiutate in Niger, il sistema di potere che vi sostiene sarà garantito anche in futuro, con quei tristemente famosi "ce lo chiede l'Europa". Avremmo avuto bisogno di tanto altro: di ricostruire rapporti di vicinato nel Mediterraneo, centrandoli sul mutuo rispetto e sulla reciproca convenienza. Avremmo avuto bisogno di far crescere la nostra Italia e renderla protagonista in Europa anziché suddita degli interessi altrui. Ma tutto questo non è mai stato la vostra missione, tantomeno quella di chi vi manovra. In un paese con 18 milioni di poveri o a rischio povertà, 11 milioni di persone che non si curano più per motivi economici, 3 milioni di disoccupati, 2 milioni e mezzo di precari, 14 milioni di abitanti nelle periferie, 700.000 senza casa, quasi 5 milioni di emigrati all'estero e con salari di chi lavora tornati al livello del 95, dati del Fondo Monetario Internazionale, è facile fare la voce grossa. In Libia, come in Niger, come sulla questione dei migranti. È quindi normale, del tutto comprensibile, che Macron sarebbe contento di rivedere dopo il 4 marzo un Gentiloni, non per forza Paolo, sia chiaro, un Gentiloni qualunque a Palazzo Chigi. Più l'Italia affonda e più la Francia e la Germania comandano, e questa la missione chiara. Purtroppo per loro però, Presidente, questa volta la storia andrà diversamente. Il fallimento che avete seminato in questi 5 anni di lungo e triste mandato per i troppi e tanti gentiloni qualunque che hanno governato dall'era Monti in avanti
hanno piegato la schiena degli italiani, che hanno capito quello che la vostra politica sta creando in Italia. Allora è evidente che il vincolo esterno che ci ha governati in questi anni debba e possa cadere. Deve cadere la nostra sudditanza dall'asse Macron-Merkel e la sorpresa a queste persone e soprattutto a voi che credete di fare ancora i vostri giochi di potere grazie agli endorsement di queste persone finirà quando dopo il 4 marzo per la prima volta ci sarà un governo in grado di dettare autonomamente e in piena libertà la propria linea politica, estera come interna, in difesa degli interessi strategici nazionali e a tutela dei diritti degli italiani. Un governo fatto da persone libere, con le mani libere di agire per questi interessi, un governo del Movimento 5 Stelle. Grazie. La ringrazio, deputato Di Stefano, e adesso do la parola al deputato Moscat. Prego.